contattavano da tutte le parti. Sembrava di essere sotto assedio. C'era più traffico che delle ore di punta. Il sangue, becchiamo il bastardo. Molti dei principali raccordi stradali sono interrotti e si consiglia alla popolazione di non uscire di casa. Nonostante siano già 3 giorni che la bufera è imperversa, la situazione non sembra sia destinata a migliorare. Nevicava fin dall'inizio del caso Valchiria e secondo le previsioni il sole si sarebbe fatto desiderare ancora per un bel pezzo. Ma la città innevata aveva qualche vantaggio, meno passanti che potessero restare coinvolti in una sparatoria. Prova numero 1, un giornale. Un uomo giaceva morto legato a una sedia nella caldaia. Capitan Mazza da Baseball può contare su un record invidiabile negli incontri fra supereroi. Una confezione da 6 di birra analcolica, il gioco è fatto! L'arma del delitto era una mazza da baseball che in quel momento giaceva in una pozza di sangue vicino a un giornale aperto sulla pagina del fumetto di Capitan Mazza da Baseball. Piano con le pistole, non vorrei che Ricomerte si infastidisse. Signori, parliamo d'affari. Verde al verde. Lacrime di angeli dagli occhi verdi. Amen. Facciamo.
Poco tempo fa questo sarebbe stato definito un arresto narcotici. Era denaro sporco. I contenitori trasparenti riflettevano di verde, verde Valchiria. C'era una chiave sul tavolo. Assassini spietati pronti a uccidersi a vicenda. Entrano in una stanza e credo si preparano allo scontro. E invece no. Si siedono davanti alla TV e risolvono la loro divergenza con un videogioco di Kung Fu. Vuoi saperlo te? Ero così deluso che li ho strangolati entrambi con il cavo del joypad. Oh, Rico, tu sì che sei un duro. Lo so. Rico Muerte, il solito puttaniere. E tu cosa vuoi? Ah, il poliziotto. Muerte cercò la sua pistola. Il vecchio centralino era ancora in uso. Nel retro della reception c'era un vecchio centralino telefonico che ricordava quelli installati negli anni 50. Non era difficile immaginare qualche vecchio magnaccia con la cuffia mentre sentiva le sue ragazze fingere orgasmi con i clienti al telefono. Ecco il vero cuore pulsante di New York. Al momento però si udiva un tipo decisamente diverso di gemiti. Boss! Cogniti! È Max Payne! È arrivato e ha iniziato a sparare. Ha ucciso. Mi stai prendendo in giro? È solo uno stupido poliziotto. Smettila di scherzare. Eliminatelo. Quale sarebbe il problema? Ehi, rispondimi. Pronto? Un virus letale era stato rilasciato nel corrotto sistema circolatorio della città. Qualcosa che non avrebbero dimenticato. Si chiamava Max Payne.
buttarsi, svignarsela, cambiare città. Questa sarebbe stata la cosa più saggia da fare, ma non fu così intelligente. Il quartiere popolare di Rubino era l'emblema dello squallore. Un negozio di liquori, un banco di pegni, una pinocchiosa lavanderia automatica e via di questa massa. Il come e il perché restavano un mistero, ma sapevano che ero un poliziotto. Sapevano che sarei arrivato e non vedevano l'ora di ricoprirmi di piombo. Il covo di Lupino brillava come una stella. L'esplosione della bomba tramutò la neve in oro colato, mentre una colonna di fuoco innalzava i resti di una macchina verso il cielo. Le fiamme si riflettevano sulla carrozzeria di una Mercedes che procedeva lentamente, come se il guidatore non avesse niente di cui aver paura a questo mondo. Riuscii a riconoscere l'uomo armato all'interno della macchina. Era Vladimir, capobanda della malavita russa, la mosca nella zuppa di Don Pulcinello. L'eco nelle mie orecchie era quello di una guerra fra bande appena scoppiata. Bomba esplose nella catapecchia accanto. La detonazione, che era una freccia che abitava, mi lasciò indifferente. I problemi erano altri. Potevano esserci altre bombe, i poliziotti non avrebbero tardato a farsi vivi. La suite di Jack Lupino era all'ultimo piano, o almeno è lì, che si trovava prima dell'esplosione. I titoli non erano certo incoraggianti. Tutte le testate parlavano dell'efferato omicidio. L'eco della tempesta si confondeva con le sirene della polizia. Una situazione invidiabile, braccato da chi ti voleva morto e ricercato per un amico che non avevi ucciso. L'intero edificio era imbottito di esplosivo.
telefono nella hall iniziò a suonare. Poteva essere un semplice sballato in cerca di una dose, ma si rivelò qualcuno di peggio misterioso. Sto parlando con il signor Payne. Chi vuole saperlo? Il mio nome è Alfred Woden. Deve muoversi. La polizia sta per arrivare. Dimmi qualcosa che non so. Sanno che si trova lì. Davvero? E tu come lo sai? La contatterò nuovamente. Arrivarono i poliziotti con il loro coro assordante di sirene spiegate. Avevo pochi minuti prima che la squadra della SWAT facesse irruzione nell'edificio, pochi minuti per sparire dalla circolazione. Max Payne, qui parla il vice procuratore Jim Bravura della polizia di New York. Deponi le armi e vieni fuori con le mani alzate. Qualcuno aveva lasciato una lettera sul bancone. Tutto iniziava ad avere senso, le bombe e l'apparizione del capobanda russo in persona. Gognetti non si smentiva mai, tante parole, niente fatti. Dopo il nostro attacco ai russi non sono rimasti che un paio di uomini, che possono anche essere comprati. Non avranno il coraggio di tentare qualche scherzo. Invece i russi di fegato ne avevano da vendere. Una cosa era sicura, a forza di tirarla, prima o poi una corda si spezza. Sullo scaffale. Arrenditi o saremo costretti a venirti a prendere con la porta. Non muoverti! Tieni le mani! Una porta chiusa mi sbarrava la strada. Mi serviva una chiave. Un'altra bomba esplose nella catapecchia accanto. La detonazione, a giudicare dalla freccia che abitava, mi lasciò indifferente. Le bombe avevano fatto saltare le scale che conducevano all'ufficio turchino. L'unica strada alternativa era passare dal tetto. Per arrivare sul tetto dovevo prima raggiungere l'ascensore al di là di una porta sbarrata. Ma
No, non sparare, io... Conosci Pagliacci alla lavanderia? Io? No. Allora non mi sei di alcuna utilità. Cosa? No, 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 la lavanderia. Certo che li conosco. Portami là. Ok, ok. Facci piano, la parola d'ordine. John Key? Dai, ok, John Who? Tutto a posto. Entra. È una trappola! La città di New York vive una nuova notte di terrore con una guerra fra gang rivali che scuote il Bronx. Sembra che Max Payne, ricercato dalla polizia per l'omicidio di un agente della DEA, abbia ingaggiato una controffensiva solitaria contro quelli che prima erano i suoi compagni di lavoro. Fra le altre vittime spiccano i fratelli Joey e Virgilio Finito, affiliati alla famiglia dei Pulcinello, e Rico Muerte, un latitante sospettato di svariati omicidi nella regione di Chicago. La polizia di New York è in stato di allarme. È stato emesso un ordine di cattura per Max Payne, ritenuto dal vice procuratore Jim Bravura un vero pericolo pubblico. Riuscirà ad assicurarlo alla giustizia? Lo scopriremo nelle prossime edizioni. New York, CNN News, Kira Silva. Grazie.
want to go there. It's the last place I'd want to end up. But that's where I always end up anyway. Only, it's not me talking to the pink. Rosso, blu, open! Polizieschi è sempre rosso! Stavate per il verde! No, non il verde! Vinny Gognetti, una pietanza prelibata per la mia fame di vendetta. Ehi, maledetto federale, non mi hai convinto fin dalla prima volta che ti ho visto. Chi ti credi di essere? Fottuto poliziotto, pensi di farci paura? Pensi di venire in casa nostra e dirci quello che dobbiamo fare? Ah, mio Dio, mi ha sparato! Sei morto, Payne! Cosa diavolo state aspettando, scimmioni? Uccidetelo! Uccidetelo! Con piacere, capo. Gli concessi la libertà provvisoria, ma non se la sarebbe goduta a lungo. Sulla scrivania di Gognetti c'era una lettera cartocciata. La lettera era indirizzata a Don Pulcinello, ma Vinny non aveva mai avuto il coraggio di finirla. Jack è andato fuori di testa. Ieri ha sparato a Dino per il gusto di scoprire come il cervello sarebbe schizzato sulla parete. È un serio pericolo, tanto per i nostri uomini, quanto per il nostro business. Gognetti viveva nell'incubo mortale del suo diretto superiore. Jack Rubino era uno psicopatico. Vinny Gognetti correva terrorizzato. Poteva scappare, ma con un proiettile piantato nello stomaco come una bottiglia spezzata di tabasco non sarebbe andato lontano. Sapeva dove trovare il suo capo e io avevo un conto in sospeso con Jack Rubino. Gognetti non avrebbe perso tempo. Non so per gli angeli, ma per gli uomini è la paura che mette le ali.
si era fatto dare un passaggio. Dovevo seguire il suo esempio. Era la mia seconda corsa in treno della giornata e dal modo in cui era cominciata non prometteva niente di buono. Il vento gelido mi graffiava il volto come rasoi di ghiaccio mentre iniziavo a perdere la sensibilità degli arti. In lontananza, ancora loro, le sirene di un'intera città che mi stava abbraccando. New York mi sfrecciò davanti come in un'immagine sfocata con le sue distese di camini anneriti e file interminabili di antenne della TV. Quando il treno finalmente rallentò la sua corsa, Gognetti fece la sua mossa. Cosa diavolo?
York è in stato di allarme. È stato emesso un ordine di cattura per Max Payne. L'emergenza tormenta continua a investire la nostra regione. Ritenuto dal vice procuratore Jim Bravura. Max Payne ha ormai le ore contate. Siamo molto, molto vicini alla sua cattura. Avrete un rapporto dettagliato, ma adesso mi scusi, ho da fare. È tutto quello che siamo riusciti a strappare a Jim Bravura, vice procuratore della polizia di New York. A parte le sue dubbie abitudini alimentari, Bravura faceva parte dei buoni. Era il destino che ci aveva reso rivali. Ma quando parlava della mia cattura era decisamente fuori strada. Avevo seminato i suoi agenti un paio di tetti prima, almeno per il momento. Pronti? Ok, ecco il piano. Nel momento stesso in cui Payne varcherà quella soglia, non ci saranno alternative, noi o lui. Cerchiamo quindi di riempire quel bastardo di così tanto piombo che la barra... Si era infilato in un vicolo cieco. I vapori che emergevano dai tombini davano l'impressione che ci fosse l'inferno a bruciare sotto di noi. Era... Dov'è Lupino? Volditi! Pessimo inizio, Billy. Ah, polizia brutale! Mi sono sempre distinto in questo. Tu non puoi eliminarmi così a sangue freddo. Ah, davvero? Credici pure se la cosa ti fa sentire meglio. Ascoltami bene. Non sarò il capro espiatorio di nessuno. Voglio sapere dove si nasconde il tuo capo. Non lo facevo per la gloria. Non ero stato io a cercarmeli, erano i problemi a essere venuti da me, di quelli che non si potevano dimenticare. Giustizia e onestà erano polvere d'oro in questa città. Non avevo illusioni, non ero uno di loro, non ero un eroe. Restavamo io, una pistola e un piccolo truffatore tremolante. Le mie opzioni non erano moltissime. Te lo dirò, ma non farmi ancora del male. Lupina, Ragnarok, il nightclub. Denunciami, arrestami, sbattimi in galera. Tutto quello che vuoi, ma non farmi del male. I tuoi diritti verranno letti al tuo funerale.